questo video è indirizzato verso tutti i fratelli che non appena nei social vedono una sorella senza il velo o magari con una parte della sua aura scoperta. Si arrogano il diritto di insultarla, di mancarle di rispetto o di deriderla. Mentre loro magari sono i primi a radersi a zero la barba o ad utilizzare pantaloncini corti d'estate. C'è bisogno d'amore, c'è bisogno di comprensione, di compassione. Il mondo è già colmo d'odio, fratelli. Wallahi, non possiamo comprendere quanto sia difficile indossare il velo in una società come questa. E non possiamo nemmeno comprendere la sofferenza di chi vorrebbe in cuor suo indossarlo, ma ha figli da mantenere, bollette da pagare e non trova un lavoro. Non tutte lo tolgono per il puro piacere di farlo. Alcuni addirittura, fra gli intervistati di un programma televisivo, dicevano che se la moglie non si sentiva pronta ad indossarlo, allora doveva essere picchiata con la cinghia di una cintura o legata in casa con delle catene. Ma che comportamento è questo? Nemmeno un animale si merita un trattamento simile. Figuriamoci una donna, il dono che Allah subhanahu wa ta'ala ha donato all'uomo. Il consiglio va dato sempre con saggezza e buona parola, non con astio e prepotenza, altrimenti si trasforma una buona azione in un'opera malvagia. E non solo, insistendo o comunque sia rivolgendosi ad una sorella in modo arrogante, c'è il rischio di allontanarla ancora di più dalla retta via o dalla religione stessa, facendole credere che questo sia un comportamento dettato dalla religione. Il hijab è stato reso obbligatorio nel Corano, tutti lo sappiamo. I versetti sono cristallini ed innegabili. Ma nel Corano è stata resa illecita anche la costrizione e l'arroganza. Il velo va indossato per compiacere Allah. Se viene messo per compiacere il marito o di familiari, non ha alcun valore per Allah. Ed anzi, questa povera sorella sta commettendo shirk, in quanto sta facendo un'azione per compiacere la creazione, anziché il creatore. Volete realmente questo? Allah subhanahu wa ta'ala sa che cosa c'è nei cuori, ed è Allah subhanahu wa ta'ala che ricompensa e punisce chi vuole. Quindi consigliate, se vedete un errore di un vostro fratello o di una vostra sorella, ma fatelo sempre con dolcezza. Un giorno, subhanallah, andò un beduino nella moschea del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e si mise ad urinare. I sahaba allora si alzarono di prepotenza, volendolo picchiare. Poi si alzò il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse loro: lasciatelo finire. Poi, quando finì, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prese un secchio d'acqua e pulì, spiegandogli con calma e gentilezza che quello era un luogo di adorazione e che doveva rimanere sempre puro. Allora l'uomo, mortificato, si scusò e fece dua ad Allah, chiedendo che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fosse benedetto. Rifletti bene su questa storia, fratello. Questo è il comportamento del vero musulmano.